possiamo fissare le quantità assolute e quelle relative. Ogni numero n è ottenuto dal ciclo numerico 10, che interagisce o no, ma solo con se stesso, ed è quindi il valore assoluto su cui si basa ogni numero n. Ma accade che, per il terzo principio generale della legge dinamica, chiamato di azione e reazione, la quantità assoluta, in atto come 10 elevato a n, è relativamente vista tramite l'azione uguale e contraria, ossia tramite la reazione alla potenza avente base 10, reazione che è data dal suo logaritmo decimale. Ora, allorché l'1, l'intero, dato da 10 elevato a 0, è visto relativamente, ossia tramite il logaritmo di 10 alla 0 uguale 0, da 1 uguale intero, tutto, qual è, appare lo 0 uguale niente, nulla. È da ciò che abbiamo l'opposta immagine della vera grandezza ed un mondo fondato sulle contraddizioni di quant'è uguale al contrario. Ossia abbiamo il nostro mondo binario che è unitario nel prodotto tra gli opposti, prodotto che tra l'essere e non essere è uno. Vediamo le conseguenze. La prima, nel mondo fisico. Le quantità assolute del sistema internazionale sono in atto come assolute alla grandezza atomica. Il ciclo 10, 1 nei 10 decimi della massa in lunghezza, è fissato pertanto nell'unità m del metro, ha come quanto assoluto la potenza 10 alla 10 espressa in angstrom, unità atomica uguale a metri 10 alla meno 10, e che è una nel prodotto tra 10 elevato a 10 e il suo inverso 10 elevato a meno 10. Così il nostro sistema unitario, chiamato sistema internazionale, deciso per tutto il sistema internazionale sul ciclo 10 della massa decima, essendo 10 uguale al logaritmo di 10 alla 10, è la reazione logaritmica decimale all'azione della potenza 10 elevato a 10 espressa in unità 10 elevato a meno 10, e in tale modo è mostrata l'apparente grandezza delle dimensioni unitarie nel sistema internazionale per reazione alla piccolezza atomica espressa dalla funzione della grandezza inversa. Ora, nel mondo metafisico le cose sono ancora più interessanti. Infatti, laddove la visione relativa mostra una dinamica in base a quella uguale e contraria, questo mondo, visibilmente libero nella sua costruzione dinamica ottenuta da forze apparentemente libere, è invece assolutamente comandato dall'altro mondo, quello esattamente uguale e contrario. Il nostro mondo, visto in evoluzione tramite il logaritmo decimale
della potenza in base 10, mostra con ciò il volto contrario alla fondamentale e vera devoluzione di ogni cosa che sia in atto. L'apparente evoluzione che noi vediamo rientra già ora nel suo assoluto essere il 10 elevato a 0 della sintesi unitaria di ogni cosa, il cosiddetto principio di tutto, in cui tutto esiste in potenza. Ma vediamo la libertà opposta a tale costrizione. Ciò ci dona il libero arbitrio spirituale di confrontarci in termini di volontà, di desideri e di obiettivi da raggiungere col disegno divino datoci da impersonare, e ciò per farci desiderare e poi avere per sempre in comunione tutto quanto il disegno ora ha dato non a noi, ma al prossimo come a noi stessi. Di conseguenza, se questo nostro mondo oggi è a termine, essendo il volto contrario al vero, è contrario ad un mondo che non ha termine. Se il mondo sembra definito in assegnazioni soggettive, la verità è tutta quella opposta, che avremo un bene non soggettivo, ma tutto in comunione. In ultima analisi, possiamo dire che se vediamo e crediamo che andando verso la morte noi andiamo in avanti verso l'evoluzione, noi stiamo veramente tornando indietro, ossia stiamo tornando a vedere quel punto iniziale baricentrico del nostro essere che è la morte, ed è il punto di inversione tra tutta l'evoluzione umana a partire dal suo inizio fino a ciascuno di noi e quell'inverso ritorno alla origine che accade ad ogni soggetto vivente. E se ora stiamo vedendo che il nostro io è impotente ed è imprigionato in questo mondo a termine, dobbiamo credere che è vero tutto l'opposto, ossia che il nostro io è destinato a rientrare nell'unità di quanto tutto esiste in potenza, tanto da ereditare il mondo, da ereditare Dio, come annunciatoci dalla religione. L'esistenza di una realtà poggiata sui valori contrapposti, pertanto, sta mostrando due volti uguali e contrari dello spirito. Uno, in quel Dio fondamento di tutto, che è a monte di ogni essere, calato e imprigionato nel relativo. In un altro campo, quello del mondo, la presenza infinita di infiniti spiriti soggettivi che sono l'immagine contraria, opposta alla onnipotenza di Dio. La nostra impotenza, che sembra essere zero, è invece proprio la potenza dell'unità. E bisogna ribaltare tutto il campo dei valori che assegniamo, al punto che quando incontriamo il più infelice che esista al mondo e quello che più sembra essere stato abbandonato da Dio, quella nullità è tra tutte le possibili quella più vicina all'immagine di Dio,
perché è espressa proprio dall'immagine esattamente uguale e contraria.